delle puntate precedenti. Pur perdurando la mancanza di avvenimenti interessanti, nella scorsa puntata è accaduto un fatto che è necessario ricordare. Carmelo ha vinto 60 miliardi al Superenalotto, ma gli sceneggiatori se ne sono dimenticati. Per questo, nella puntata di oggi, Carmelo è tornato povero. Del resto se lo merita. Carmelo, scusa. Cosa c'è? Cosa c'è? Vuoi dei soldi? Vuoi dei soldi? Tò, tieni i soldi, vatti a prendere un caffè e divertiti, vai. Ma Carmelo, ti volevo solo chiedere la pala. Vuoi la pala? E tieni sta minchia di pala, tienila, vai. Ma che se ti ha morsicato un granchio stamattina? Sì, un granchio stamattina. Ho morsicato un granchio. Carmelo, ma non ti ho mai visto così. In genere sei così superficiale, disattento, tutto ti scorre sopra. Lo so, ma sono un uomo finito, Pino. Mi è crollato il muro addosso, mi è crollato. No, Carmelo, il mondo, se mai si dice, no? Ma cosa ti è successo? Cosa mi è successo? Ieri sera abbiamo finito di lavorare prima, no? Io entro in casa felice perché appunto abbiamo finito di lavorare prima. Apro la porta e vedo mia moglie che sta facendo lavoro con l'attaio, no? Ah, ma Carmelo, ma chissà cosa mi credevo io, ma Carmelo. Ma come se mi credevo? Ma cosa vuoi che sia? E stamattina vengo a lavorare. Mi dimentico il portafoglio, rientro in casa, apro la porta e stavo facendo lavoro con l'idraulico! Meno male che c'ho una storia anch'io, perché sennò sarei proprio da buttare. Ma come, Carmelo, in relazione non mi dici niente, chi è? Fra l'altro una che sta dalle tue parti sta... E dove? Sta in via Rosa Maggiore al 4. E dove sto io? E te me la conosco sicuro, Carmelo? Ma no, Pino, tu stai al 6. Ma Carmelo, sto al 4, chi è? Chi è? Come si chiama? Ma no, stai al 6, infatti c'è tutte le scalini. Carmelo, come si chiama? Ma non è il fatto di... Carmelo, dimmi, come si chiama? Angela! Angela, è mia moglie, Angela. Ecco a chi assomigliava! Infatti mi diceva sempre che c'avevo un figlio che si droga, che si droga. Ma Carmelo, ma potevi stare un pochettino un po' più attento però. Ho capito, Pino, cosa ne so che tua moglie si chiama Angela, scusa, Ma sì, è 20 anni che andiamo a mangiare la pizza insieme. E sono 20 anni che tu la chiami Cicci. E Cicci è il demenodevo di Angela. Ma come faccio da Cicci ad arrivare ad Angela, scusa, Pino? Ma musicale, no? Cicci e Angela non sentono lo stesso suono. Ma se non c'è neanche una C. Pino, questo cemento è troppo secco, ci vuole più acqua. Carmelo, scusa, come hai detto che è sto cemento? È evidentemente troppo secco, ci vuole più acqua. Ma se è liquido preciso, ci vuole più sabbia, semmai. Ma se ti dico che è troppo secco, ci vuole più acqua. È liquido. È secco. È liquido. È secco. È liquido. È secco. Liquido. Tuo figlio si droga. Non aspettavo che mi dicevi questa cosa qua così. E cosa ti aspettavi che ti dicevo? È che il cemento è secco, per esempio, lo dici sempre. Sì, ma questa volta è veramente secco. Ma sì, è liquido! È secco! È liquido! È secco! È liquido! È secco! È liquido! Secco. È liquido! È liquido! Il cemento è liquido! Liquido! È liquido! È liquido sto cemento! Sì? Tuo figlio è gay! Mi dici sempre questa cosa a crepapelle? Come a crepapelle, Pino? E come si dice, dai? Quando dici quando dici le cose, mi dici le cose a secco. È liquido! Sì. I collegamenti, quest'audio, evidentemente una dei cavetti dove passa l'elettricità che non funziona. Ma come? Deve essere a quest'ora qui. Non ci sento. Un po' che... Sì, ecco, non funziona. Semi calore, Christian, scusa. Figurati. Non sai neanche tu, d'altronde. Senti un po', Cristian, ma tu preferisci il 3-4-3 o il 4-4-2? Cioè, due punte o tre punte? Ci sta pensando. Sì, perché ormai l'Inter gioca con tre punte. Sì, è chiaro. È una domanda che devo fare a Lippi, non a te. A te forse posso chiedere, scusa, ho letto sulla rivista che c'è avuto una storia con Valeria Marini. Ah. Sì, è vero? Non lo sa, non sai neanche questo. Questo non può non saperlo. Senti, una domanda piacevole facciamo? Una domanda piacere bella. Sì, cioè. Sai cosa notavo, Christian? Cosa? Che negli occhi c'è la fisicità tipica dell'ottuso. In effetti.
Fai come me, mettiti un paio di occhiali, non se ne accorge nessuno. Che bella idea. Caro Billy. Costa Curta. Billy, ah. Billy, Billy, quanti bei ricordi che ci abbiamo insieme, eh? Sì, ma ci sentite? Straordinari. Sacchi? No, non ci sento. Ti ricordi gli allenamenti che vi facevo fare? Particolare te? Se li ricorda. Ti facevo correre sulle ginocchia, sui cici, sulle fasci. Poverino. Ma con lui. Straordinario. Ti ricordi quando per insegnarvi l'umiltà, vi rigavo la posa, i rigori dell'umiltà? Ma cosa so? Poi vi confiscavo i ruoli. Pure. Billy, che ricordi straordinari. Ti ricordi le telefonate che vi facevo la sera per controllare come uscivate con le ragazze? Allora. Loro si arrabbiavano, vi lasciavano in bracchi di tele e poi uscivano da soli. Bello, eh? Cioè, non posso dire, ora Billy, ci uscivo io con le ragazze. Però... straordinario. Certo. Billy, 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 quante vittorie insieme, quanti scudetti vinti, bah, caro Billy. Neanche insomma, mai tanti. È una cosa straordinaria. Mister uno. Uno solo. Si ricorda? Uno solo? Sì, uno. Ma non ne avevo 24? No, 4 ne avevo 20 capelli. Giusto. 4 capelli. Capito. Vabbè, capitare. No, dico, io l'ho preparato la squadra e poi lui si è venuto discutendo. Beh, ma non è bello. Più o meno. Tanto, insomma, guarda, sono le coppe che contano. Tu lo sai, Billy, non gli scudetti. Tante vittorie che abbiamo fatto insieme con queste aula di Bucarest. Sì. Straordinarie. Poi abbiamo vinto col Benfica. Sì. E poi basta. L'anno dopo abbiamo vinto col Marsiglia. No. Straordinarie, no. Beh, mister, sì? A Marsiglia abbiamo perso. Sì, semifinale, fra l'altro. Sacchi. Ma sì, li abbiamo perso. Sì, li abbiamo perso. Cioè. Ah sì, ma che sì, ma non c'ero più io, c'era già Capello. No, ma no, c'era ancora lei. No, c'era ancora io. Tant'è che dopo ci hanno squalificato per un anno. Sì. Squalificato? Vabbè. Sì, grazie, basta. Basta. Ricordo, ora mi hai fatto ricordare. Sì. Ti ringrazio, Billy, perché c'è questa memoria così. Sai, Billy, che tu sei un ragazzo straordinario. C'è questa memoria proprio precisa. Grazie, bravo. Peccato poi che non sono più venuto al Milan. Che peccato. Come no? Grosso peccato questo. Quando? No, mister, dopo è tornato. Tornato e dopo un giorno siamo stati eliminati dalla Champions League. Sì. Si ricorda? Con Rosenborg. Si ricorda? Sacchi? Sì, sono tornato. Grazie, grazie. Cosa vuol fare? Vabbè. Billy, grazie. Billy, grazie, guarda che mi ricordi così, senza che io ti avessi fatto nessuna domanda specifica, tu mi hai ricordato il giorno più brutto della mia carriera di allenatore. Ti ringrazio, Billy, guarda che ragazzo straordinario che sei, guarda. Mister, ma pensavo che la più triste fosse la finale di Coppa del Mondo in America. No? Col Brasile. Perse i rigori. Ti dici che è più triste così? Beh, in effetti, insomma, brucia un po' di più. Sì, forse è più triste. Forse sì. Non bianca però, Ma guarda un po', Billy, che bella memoria che c'ha questo ragazzo. Bravo, Hai fatto bene, giusto. Bravo. Sì. No, perché bisogna ricordarsi che è importante la cultura del saper perdere nello sport. E tu, come ragazzo straordinario, me l'hai voluta ricordare. Questa sera mi hai ricordato tutto praticamente. Ti ringrazio. Questo da parte tua denota abnegazione, spirito di sacrificio e grande senso dell'umiltà. Umiltà. Che è un bene. Bravo Billy, bravo Billy. Tutto questo naturalmente mi fa sorgere un altro pensiero che mi sorge spontaneo, che è il seguente. Quale? Sì. Caro Billy, ma tu una carettata di cassi tuoi non te la fai mai, Pensa tu la Champions League. Ma che Champions League? Io lo so della guerra, perché mio nonno, in tempo di guerra, io l'ho vissuta, credimi, non l'ho vissuta bene con mio nonno che mi soleva dirmi Rig, questi fatti tu sono dentro fosse menartel che ti si spattaglia fuori il pesillo. Se anche lei fosse uscita ogni tanto da quel fosso, suo nonno avrebbe usato altre parole. Credimi che però mi hanno insegnato l'umiltà. Non abbiamo capito il nome? Staffenson. Ma io ho un testimone chiave. Sì? Che lui chiederà una volta per tutte. Signore e signori, Jacques Tati. Ma sono tutti seduti sul divano. È Marcel Bisiot, non è Jacques Tati. Signor Tati. Scusi, quello è il testimone chiave? Siamo a posto. Questo è il testimone chiave che inchioderà definitivamente le sorelle. Signor Tati. Sì. Giuridico. Testimone chiave, abbiamo capito, guardi.
Vi ricordo che è un mimo, per cui non può parlare. Sono anni. Non deve ricordarlo a noi, deve ricordarlo a lui. Esatto, sono anni che glielo ricordiamo. Non parlo perché sono un mimo. Abbiamo fatto bene adesso. Giuri di dire la verità, nient'altro che la verità, soprattutto la verità. Sì, si giura sulla Bibbia di solito. Ha fatto giuro in giuria. Signor Tati, che cosa vide quella sera? Cosa vide quella sera? Ma l'ha chiesto con questa, con questo tono di voce. Sì, impauriata al punto, entro in casa vostra nonna. Guardi, forse non ha capito. Ero rientrato normalmente. Lei, cosa ha detto prima? Che lei è un mimo. Mimo. Le ricordo che un po' entrò in casa. Sì? E guardai, vidi una cosa ghiaccia. Rapete e chiude, per cos'è? No, c'era buio. Ma no! Andai non aveva paura del buio. Andai a testoni finché aprì la luce. A testoni, a tentoni. Aprì la luce a testoni. Sì? Accesi la luce. Accesi la luce. Che cosa vidi lì? Un uomo morto? No, non c'era nessuno. Non c'era nessuno. Perché si sta non gli piaceva l'arredamento. Lo lasci andare, vostro onore, la prego. Sì, va bene. Signor Tati. Sì? Sentì un rumore di caffettiera. Il caffè sul fuoco. Cos'era? Simile. Sciacquone del cesso? No. Che c'è? No. Quasi? Simile, quasi. La vasca, la doccia? La doccia. La doccia? La doccia non fa così, signor Tati. La doccia fa... Scusate, la volete piantare? No, quello è il non farei un dibattito. Cosa dentista? Sì, entrò e la doccia, c'era una donna, signora, che faceva la doccia, una bella donna con due seni. Sì, uno solo, enorme, un grande seno enorme, e faceva la doccia e fuori dalla doccia scompì il delitto, le sorelle col punteruolo, una donna ma anche uomo. Sì, un uomo psycho. No, no, ma ci sembrava la prima via l'eliminazione. Ma cos'è? Giocare i mimi? La terza? Piccola cosa? Piccola che ti senta! Che cos'era? Una bermuda! Sì! Ci colleghiamo con... Non c'è Sandro. Buonasera Raimondo. Buonasera, Buonasera Massimo. Sì, ecco, siamo tutti qui. Vuoi salutare anche Pistocchi? Buonasera Pistocchi. Sì. Buonasera. Aspetta, non parleremo oggi del campionato perché ormai è finito. Ma guarda, io questo campionato è straordinario. Ah, sì? Io ho visto una Juventus straordinaria. Sì, sono le altre il problema. Sacchi, la Juventus è sicuramente straordinaria, tant'è vero che ormai ha vinto il campionato, ma parliamo invece di Trapattoni e di Coppa. Il suo eterno nemico, domani si gioca la stagione. Ti ringrazio Raimondo che non mi dai l'opportunità di parlare di Giovanni Trapattoni, un allenatore che io stimo profondamente, un uomo di un'intelligenza, un uomo di un coraggio straordinario, guarda, ma credimi che mandare in campo una squadra che tira la palla in avanti a casaccio sperando che un Battistuta malato faccia gol, credimi che ci vuole del coraggio straordinario. Guarda, questo per parlarne bene. Molti mi dicono che io parlo male degli schemi di Giovanni Trapattoni, ma come faccio a parlarne male se di schemi Giovanni non ne ha... Abbiamo finito con i complimenti per Trapattoni, non ne ha altri. E che, guarda, tieni conto Sandro che l'audio va e viene, quello che io ho sentito umiltà una volta, sento straordinario. Ecco, le ha dette lei tutte e due le cose. Si parlava di Trapattoni. E guarda la sua... vedi, Giovanni rispecchia esattamente la mentalità italiana che si fonda sull'indolenza. L'indolenza. Storicamente. E infatti Raimondo, guarda, mica come i francesi, perché loro hanno una tutta mentalità un'altra cosa, di umiltà. Di intensità, loro hanno fatto la rivoluzione, infatti, e lo sai qual è il loro proverbio più importante che hanno? Il loro proverbio è libertà, umiltà, intensità. No, guarda, non è così e poi non è neanche un proverbio. Se tu pensi che il nostro proverbio è chi va piano, va sano e va lontano, non è l'indifferenza. Ce ne sono tanti. Guarda, ne abbiamo tanti di proverbi. E Sandro, guarda, ti ringrazio Raimondo, però tieni conto Massimo che l'unico italiano che ha un proverbio veramente, che aveva un proverbio straordinario, era mio nonno, guarda. Tuo nonno? Quale proverbio? In tempo di guerra, lui soleva dirmi questo proverbio. Sì. Arrigo. Questi fai tutto il giorno dentro fosse a menartelo che ti si frantuma il crack. No, cosa succede? Credimi, io non l'ho capito bene, ma non mi pare un proverbio. Raimondo, ringraziamo suo nonno. Era un proverbio perché tutta Fusignano soleva dirmi questo proverbio. Vabbè, sì, ma lei lo diceva. Lei stava nel posto. Torniamo al calcio. Comunque la Fiorentina, lei ne parla male, ma potrebbe ancora qualificarsi per i quarti. Grazie al Manchester. Il Manchester che è già qualificato vince a Valencia, la Fiorentina ha speranze. E Raimondo, Sandro, guarda, io ti dico questo. La solita fortuna
sfacciata delle italiane. Perché la Fiorentina ha la fortuna che il Manchester va a giocare già qualificato in casa del Valencia. Allora... Credimi che con la mentalità e la mentalità anglosassone andrà in campo per vincere. Chiaro, è normale. Guardi. Tutti scendono in campo per vincere, Sacchi. Come tutte le squadre. Cosa ride? Perché ride? Raimondo, questa barzelletta è straordinaria. Ma segnava anche lei. Cioè... Scusa, come faceva il finale? Non è un finale, non è una barzelletta. Le squadre scendono in campo per vincere. A te l'immagine una squadra italiana che entra in campo nell'arena del Valencia già qualificata. Io mi immagino già l'atteggiamento, guarda. Cioè? E fa un po' di freschetto stasera. Siamo costretti a giocare. Ma sì, guarda, ma tutti 11? Ma perché? Cosa avevi in mente? Ma guarda, mandiamo due a prenotare il ristorante per dopo. Ma è straordinario. Eh sì, ma quale ristorante? Qui non conosciamo nessuno. Arriva l'avversario, chiediamoglielo a lui. Ma c'ha la palla al piede. Facciamoli fare gol e poi glielo chiediamo. E per dopo cosa avevi in mente di fare? Guarda, Panucci mi ha dato un numero di due mignotte straordinarie. Ma come? Buonasera. Buonasera. Sereno, eh? Wow, wow, wow. Perché è Truppi? Scusi. Come si presenta? Sappiate? Sì. Che il mio nome è Astrale. Astrale? È Bibendus. Va bene, grazie, arrivederci, buonasera. Io sono lo spirito. Ah, sì? Allo stato puro. Non certo. Si è scelto questo corpo. Sì. Per presentarsi a voi. Complimenti per la scelta. Un gusto notevole. Sì. Siete dei ragazzi materiali. Perché io avrei potuto scegliere benissimo un altro corpo. Certo. Avrei potuto scegliere Mel Gibson. Senz'altro. Ma allora ragazzi. Perché non farlo allora? Perché io sono uno spirito. Cioè. Se mi do un pizzicotto qua forte così. Sì. Se lo schiaccio proprio. Sento male. Non lo so, sente male? Un po' sento male. Sento ma il grosso del male sapete chi lo sente? No. Chi lo sente? Mel Gibson. Perché io, questo è un corpo per presentarmi a voi. Sì. E dall'altra parte c'è un corpo per il dolore. Certo. Ah. Poi c'è anche uno che gioca a dadi, la smetta. Quando ero piccolo mia nonna mi diceva, il giorno che c'avrei un corpo per il dolore, ma lasciamo stare. Come lasciamo stare? Scusi. Io mi muovo nell'etere come una libella. Certo, sono un po' qui, sono un po' qua, sono un po' su e sono un po' giù. E pertanto... Così, dov'è? Dove è finito? E sono qua! Ma qua dove? E sono in studio! Senza! Ma le sciuccia! Ma il Sereno è uomo! Non è festa di Sanremo! Fatti un po' vedere! Mamma mia, Alessia! Che c'è? Mamma mia! Che? Ma come ti è successo? Ma come ti è successo cosa? Ma sei un catorcio! Senta! Mamma mia! Ma si è visto lei? È vero, ha ragione! Ma fai schifo, Alessia! Ma Ma scusate, questa ragazza qua soffre di stress! Ma tutte le star soffrono di stress! Ma cosa ne sapete? Sorridono di fuori, ma dentro si macerano! Un esempio per tutti? Mel Gibson! Ma lasci stare! Lasci stare! Ma quanto tempo che non ci vediamo! Tesoro mio, ma qui c'è ancora del lavoro da fare! Sì, ma tenga giù le mani! Alessia, devi fare un altro corso dei miei. Un altro? Scusi la domanda, mi perdoni, quanto costano i suoi corsi, se mi permette? Che c'è? Non parliamo di denaro, per cortesia, che viene una nausea. 19 milioni. Cosa? Sono comprese tre lezioni, la prima, la seconda. E la terza? Esatto, 19 milioni, ma lei è un ladro! Non è neanche divisibile! Ma com'è possibile? Alessiuccia, gara, facciamo il primo esercizio! Ma che esercizio? Tira in alto le mani, in alto le mani, su con le braccia. Noi dovremmo andare avanti col programma. L'amica è deliziosa, se vuole può partecipare anche lei. Per cortesia. Tirate sulle mani e fatele ruotare come se fossero dei melograni che stanno cercando il sole. Ma non, i melograni non cercano il sole! Ricordatevi che mio nonno mi disse che i melograni... Sì? Ma lasciamo stare. Ecco, a questo punto... Sì? Alessiuccia dovresti sentire come un profumo di tartufo di alba. Lo sente? Stai sentendo? No. Come non lo senti? No. Questo è strano. Strano, ma non lo sente. Strana, non capisco cosa fa col telefonino. Franco, qui c'è un piccolo problema legato ai tartufi d'alba. Un attimo che glielo chiedo. Cosa? Scusate, la Ellen. C'è avuto una storia con Fiorello? No. Si sono lasciati. Ma si sono lasciati? Non ha avuto nessuna storia. Era molto irsuto. Sì. Benissimo, Alessiuccia, passiamo direttamente al secondo secchino. No, noi passiamo ai gol. Allora andiamo, si parte per Fusignano, via, e si va veloci verso la meta. Allora, e sai Arrigo che ci hai avuto una bella idea a truccare la Porsche da Panda. Questo da parte tua denota una straordinaria umiltà. Via verso Fusignano, sono le 8:10, vediamo verso a che ora arriviamo. Forza, via! Dove vai Arrigo? Ta-d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 a-
andiamo ad allenare il Milan? Che ore sono? Le 8? Ci sarà ancora qualcuno lì. Andiamo lì, diamo un colpo in testa a Zaccheroni e facciamo allenare i ragazzi sui ceci, sulle fasi, e li facciamo andare così. Li facciamo fare la diagonale. La diagonale. A proposito, Rigo, scusa, ma me la spiega la diagonale, che io non l'ho mai capita. Ah, questo non l'ho capita neanche io, non te lo posso spiegare. No, perché Pistocchi dice che è un contraccettivo, perché dice che c'è la pillola, poi c'è il diaframma e poi c'è la diagonale. E guarda, veramente, è una persona, quella Pistocchi lì. Accendiamo un po' la radio, è sintonizzata su Radio Umiltè. È una radio straordinaria, guarda. Scusa un attimo che mi suona il cellulare. Chissà chi è. Sì, pronto? Sì? Sì. Sì, ho capito. E quanto? No, no, grazie, no. No, 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 no. Era Cragnotti. Ci offriva 12 miliardi all'anno per 5 anni per allenare la Lazio. Gli ho detto di no. C'aveva un atteggiamento con quell'arroganza. Sai, Rigo, obiettivamente, ci abbiamo voglia di ritornare sul campo, di ritornare con i ragazzi che hanno questa passione, questo entusiasmo, ma non queste squadre blasonate, guarda, queste squadre che mettono troppo a pressione. Invece queste squadre di giovani che hanno entusiasmo, quei ragazzi che sono tabula rasa, e li puoi plasmare come vuoi, non capiscono niente di calcio, e così troviamo delle squadre di questo tipo il Fusignano, che non vincono niente, tipo l'Inter, queste squadre così, straordinarie, guarda, veramente straordinarie. Guarda che piega che c'ho la camicia, scusa un attimo, devo fare la telefonata, perché non è possibile. Guarda com'è piegata questa telefonata. Pronto? Sì, allora, ci sono tre cose che a me non mi vanno bene. Ieri ho trovato i piatti sporchi nel lavandino, la camicia è stirata male e il Rolex, ho trovato un Rolex sbeccato perché erano lavastoviglie. Che programma hai usato? Ma no, il bisunto, devi usare il programma Umiltè. Poi se hai sbeccato, lo prendi e lo butti via, no? Ne compriamo un altro. Anzi, fai così, stai zitto, vai in camera mia, sotto le mutande c'è un cassetto pieno di Rolex, prendine uno e mettilo lì in bella vista. Sì, era Pistocchi. Guarda, moviolisti come una volta non si ritrovano più, non sanno fare neanche un lavoro di casa, guarda. Straordinario, guarda. Righe. La curva, eh? La grandissima curva. Quando abbiamo fatto vedere le videocassette a Franco Baresi, che dicevamo, lo vedi signorini? Tu devi giocare così. Meno male che non ci ha seguito, perché ha giocato poi come Franco Baresi, perché è già seguito. Insomma, ci siamo capiti, vedi? Campo, gladiatori, noi non siamo più parole tipo gladiatori. Fra l'altro è uscito il film di Ridley Scott. Gladiatori, andiamo a vederlo al cinema, questa forza. Figurati che pensa agli altri. Trapattoni li porta a vedere Lilli il vagabondo. Ma cosa possono imparare da Lilli il vagabondo? Scusa, Righe. Righe. Hai visto? Là c'è casa di Panucci. Gli andiamo a rigare la macchina? Straordinario. Guarda la Valencia, qua siamo quasi arrivati a Fusignano, che ore sono? Ci abbiamo messo 10 minuti in Milano a Fusignano, hai guidato un po' piano, Rigo? Ti avevo detto, ecco, guarda, cosa mi viene in mente, Rigo? Mi sono dimenticato la Parker d'oro a Milano, dobbiamo ritornare indietro, però fermati, guarda Rigo, che guido io, perché tu ci hai messo 10 minuti, io magari ce ne metto 5. Io ho guidato con Umiltè. Sì, ma guarda, è straordinario Umiltè. La sigla si intitola Il ballo dell'Umiltè. Indovinate un po' chi la canta? Sì. No. Vai! Quell'uomo lì! Questo è il ballo dell'Umiltè. Ciao, sei bellissima e ci divertiremo insieme. Il piede destro avanza, ma non con arroganza. Lo sguardo resta basso, facciamo un altro passo. Se tu mi stai vicina, mi appoggio un po' a te, con Umiltè.
Vede che il mio karma è di allenare il Parma. Ci vuole educazione nel gioco del pallone. Ho vinto un campionato, tre coppe e un bignè, con umiltà. Non è colpa mia se sono un miliardario, questo è solo un fatto straordinario. Con umiltà io sto vicino a te, sì, con intensità è star vicino a te. Farei l'amor con te, straordinario, agilite, l'hai fatta insieme a me. Ci sono delle persone che vogliono protestare. Ma che c'entra questo? Cioè, abbiamo appena cominciato e c'è già gente che protesta? Sì, sì, perché si sono stati eliminati. Ma chi? Vogliono cos'è, uno scioglie lingua, Ellen? Cosa stai dicendo? Non ci sono più qui a Maglie Redole, magari vogliono venire qui per dire la loro. Ma perché dovrebbero? Per esempio chi? Per esempio? Cos'è, Luzzato Fegiz? Fabius! Ha protestato Fabius. In che lingua? Come? Fabio! Beh, ma vestito di gran moda, direi. Ma mi sembra bellicoso. Dove andare? Fabio! Venga, venga qui a protestare se ne ha il coraggio. Fabio! Come ce la fa? Tra l'altro ha proprio una bella amica. Cosa c'ha, delle ciabatte? Cos'è quella pista? No! È vero che lui... Gli antichi sapori di una volta. Si ricorda come conquistava le donne Alessio Ciacara, eh? Fabio, cosa ha da dire? Scusi, mi ha detto che vuole protestare. Che c'è? Fabio, che c'è? I giornali parlano di me. Sì? Cosa dicono? Che quest'anno non farò mai dire gol. È molto vero. È vero, è molto vero. Ma proprio molto. Sei depresso. Fabio? Trascott! Oh, avvocato! Torba. Cosa c'è? Vostro onore. Sì. Nel giugno del 1999, sì? Voi mi avevate detto che nel settembre del 99, quindi tre mesi dopo, sì? Sarebbe andato in onda un programma dal titolo Mai dire Trascott. No, guardi, no, adesso se ne sono proprio... Purtroppo questo non è accaduto. E bravo, per fortuna. Signorina Hidding. Sì. Signorina Marcuzzi, sì. Sarò costretto purtroppo a lanciare un grido di protesta. No, avvocato Trasco, la prenda bene, su. Io protesto. Ci ha provato. Porca miseria. L'ho presa leggermente alta. Sì, sì, c'è qualcuno in studio, per cortesia? Anche presa leggermente in quel posto. Mio posto. Avvocato Trasco, posso fare io l'urlo di protesta? Molto volentieri, la ringrazio. Lei l'ha preso un mi bemolle un po' sotto. Sì, effettivamente, sì. Io protesto. Vada con l'acuto, Fabio. Sto. Vada con l'acuto, Fabio. Se qualcun altro, vuole protestare, c'è Fabio Scarico. Dov'è? Vivendo sta musica. Starà arrivando. Sì, ha dimenticato Pulpo e lo sente in TV, eh? Monastero e Santa Chiara. Vero. Sereno, wow. Complimenti, eh? Ricordatevi! Sì? Che il mio nome è Strole! Sì. È Vivendus. Ma non ci fa bene, lo sappiamo. Te l'hanno detto anche dallo studio che lei... Io sono puro spirito. Sì. Puro e ho spirito. Scelto questo corpo per presentarmi a voi. Sì, ecco, non poteva sceglierne un altro. Sì, scusi. Lo so, questa è un'ironia facile che voi fate. Avrei potuto scegliere anche il corpo di Mel Gibson. Sì, per esempio. Ma a me non mi piace, mi fa senso. È pieno, è glabro. Non è uomo. Ma questo qui è un corpo importante. Un corpo c'ha di... i suoi peli, c'ha le sue rotondità. Sì, questo è un corpo che se te lo metti in casa, la gente entra in casa e fa, ma che bel corpo che ci avete qua. E come puzza aggiunge anche, la gente. No. Ma io ve l'ho detto che sono spirito da quattro generazioni. Da quattro generazioni. Mio padre era spirito, mio nonno era spirito, mio bisnonno era spirito, mio bisnonna spirito. Era una cuoca. E noi dicevamo, ma guarda, ma non fa la cuoca, fai lo spirito. No, mi piace fare i soffritti. E li faceva i soffritti. Ecco. Che buoni che li faceva. E poi è l'odore che avete preso. Ma guardate, voi, che se io mi do fuoco qua. Sì. Ma sento male secondo voi? Non lo so, sente male?
un po' sento male. Ma il grosso del male, sapete che lo sente? Chi la sente? Mel Gibson. Poverino. Vi è un corpo per il piacere di presentarsi, sì, e un corpo per il dolore. Mio nonno mi guardava, quando ero piccino mi guardava con questi occhi qua. Sì. E mi diceva, ricordati che un giorno tu sarai Vivendus. Allora... Ma per il momento, cosa? Stai calmo. Basta. Lei sai che era un saggio suo nonno, eh? Ora passiamo agli esercizi. Oppela là. Oppela là. Eccomi qua. Dov'è? E sono qua. In mezzo a Gennaro e a Luis, grande campione di forma. Ma chi è che c'è? Alessio. Che c'è? Cosa è successo? Scusa. Mamma mia. Che c'è? Alessio, ci ha fatti vedere. Ma che c'è? Ma è un residuato bellico. Ma senta, ma me lo porto a casa io quel residuato bellico. Ma guardate un po' questa ragazza qua, la spalla casca. La zona parietale frantumata. La zona parietale, la zona che comprende la zona vescico vestibolare. Ah sì? Ma lasciamo stare. Questa è meglio, va? Alessio, cara, iniziamo subito. Mamma mia. Ma cosa le ha fatto? Cosa ha fatto, povera donna? Questa ragazza qua è cattiva. Ma cosa dice? Alessio, cara, iniziamo subito col primo esercizio. Ti vuoi unire a noi, graziosità? Sì, bene. Graziosità. State un po' zitti. Sì, mamma mia. Iniziamo col primo esercizio. Sì, veloce però. Ruotiate la testa, ragazze, così. Ruotiate, Come se foste in un pullman. Ma viene da vomitare. Contro mano. Esattamente, deve venire da vomitare. Senta. Brave. A questo punto, se l'esercizio viene bene. Sì. Dovreste entrare nella sesta dimensione. Addirittura. Siete entrate, ragazze? No, niente. Qual è la stessa? Siete entrate. Non sono entrate, non sono entrate. E questo è strano. Ma come questo è strano? Questo è molto strano. Ma no, è che lei è un cialtrone, forse. Conto Franco? Ma chi è Franco? Guarda, c'è un problema con la sesta dimensione. Ma cosa? Guarda, la quinta sì. No, un attimo che glielo chiedo. Che cosa? Scusate. Ma la Marcuzzi c'ha avuto la storia con Fiorello? Ma no! Vai! Che atteggiamento c'ha? Che due? Si sono lasciati. Ma che si sono lasciati? No, femmina, ma neanche poi tanto. Ha preso una botta in testa, un cerotto enorme. Gliel'hanno anche data, magari. E secondo voi questo simbolo sacro è un cerotto? Ah, è un simbolo sacro. No, è un cerotto. Allora cosa vuoi? E cos'è? Quel corpicino si è fatto la bua. Questo corpicino ha fatto la bua, questo cerotto? Serve per il mal d'aria. Ah, sì? Ricordatevi che io sono puro spirito, afflutto nell'aria. E quindi nell'aria cosa ci sta? Polline di te, forse? I vuoti. I vuoti d'aria. No, senza. E io sono lì che volo. Attento, Franco, cosa c'è? Un vuoto d'aria. Franco? Dove? Porca di una. Ha capito? E a questo corpo? Sì. Cina la nausea. Ma senta, che schifo. Noi scendiamo in dettaglio. Ha una nausea. Un vuoto da vomitare. Ma che schifo. Un vuoto d'aria? Due vuoti d'aria? Tre vuoti d'aria? Scusi, cosa sta succedendo? Mamma mia, che male che sto sentendo! Ma perché? Ma io forse ho capito chi è. Scusate un momento. Sì. Voi che siete delle star. Non dica vaccate. No, siete star. No, non siamo non star. Vi si vede, ma siete star. Ma aspetta! Non fate gli umili, siete delle star! Attenzione un attimo, no, perché sapete mica cosa sta facendo Mel Gibson? Ma che Gibson starà facendo un film? Cosa vuole che faccia Mel Gibson? Lo sapevo. È perché ricordatevi che ogni volta che Mel Gibson prende una mazzata, sapete chi sente male? Mel Gibson. No. Io sì. Attenzione però, c'è un rovescio della medaglia. Vendichiamoci, vai. Ogni volta che io prendo una mazzata, sapete chi sente male? Ma Mel Gibson. No, sempre io. Come sempre? Dov'è il rovescio? Che oppala là? Mi sparisce. Come Mel Gibson. E quante cose belle che vedo qua. Senta. Ma no. Cattivo. Mio, scusate. Senta. Guardi che lei è puro spirito. Ricordatevi che sono capitato in questa posizione per caso. Certo. Alessio Ciacara, è successo un problema. Attenzione, Alessio Ciacara, guardami. Sì. Sì. Ora faremo un esercizio che tanto ti è sgradito. Dica vostra pelosità. 1, 2, 3, ruota con me. Ma cos'è? A mossa. Cos'è? Pantani che va in fuga su un grimpeur? Stop. E adesso? Alessio Ciacara, se l'esercizio è venuto bene, tu dovresti sentire un forte odore ancestrale di nafta. Un forte odore ancestrale di nafta? Stai sentendo? Mi sembra no. Ma questo è molto strano! Lo sai perché non lo senti? No. Perché? Perché tu come individuo sei cattivo! Ma poverina, ma solito! Graziosità cara, sei tu che mani questo profumo ancestrale di nafta? No, guardi, sono i suoi peli forse! E mani nafta, scusa tanto, ma graziosità cara! Vabbè, senta, bevendo si levi da...
Perché tu vedi, ti spalmi questo strato di crema, poi dopo... Sì, ma io l'ho provato. Sì, ma scusate... La piantiamo di parlare di aria fritta, per favore. Veramente, è un programma da condurre. Non sapevamo, scusate, caramba. Aria fritta che è? Ma almeno, lei è da 26 anni in Italia, lei. Vabbè, signorina... Avvocato, non faccia pubblicità, No, per l'amor di Dio, ma c'è pubblicità qui? Signorina in Beverdyes, ho sentito che sentiva parlare, voleva sapere aria fritta. Sì, glielo spieghi lei, avvocato. È una locuzione idiomatica, è un modo di dire... È un po' come dire... che cosa? Faccio un esempio. Tipo, ma come posso dire? Ma è difficile, guarda. Ho mancato presto. Ho sentito che parlava di aria fritta. Sì, ciao, mi sto fare. Buongiorno, grazie. Non riesco a spiegare alla signorina aria fritta. Lei vuole, la aiuto io. È un po' una locuzione. L'abbiamo già detto. Sì, è un po' un eufemismo. Sì, dell'idioma. Guardi, Fabius, usi parole sue. Ecco. Posso? Sì, certo. No! Ecco cos'è l'aria fritta. Avvocato, erano parole sue queste. Si è spiegato bene, eh? Non ha capito che avvocato! Noi ci siamo ancora, abbiamo un collegamento con Tomba. Tomba! Tomba! Per esempio... Cos'è, l'uzzato Peggy? Fabius! Ha protestato Fabius. In che lingua? Come? Fabius! Ma è vestito di gran moda, direi. Non mi sembra bellicoso. Dove andare? Fabius! Fabius! Venga, venga qui a protestare se ne ha il coraggio. Fabio, come ce la fa? Tra l'altro ha proprio una bella vita. Cosa c'è, delle ciabatte? Cos'è quella pista? No, è vero che lui... Gli antichi sapori di una volta. Si ricorda come conquistava le donne Alessio Ciacara, eh? Fabio, cosa ha da dire? Scusi, mi ha detto che vuole protestare. Che c'è? Fabio, che i giornali parlano di me. Sì? Cosa dicono? Dicono che quest'anno non farò mai dire gol. È molto vero. È vero, ma è molto vero. Ma c'è proprio molto, siete presto. Fabius. Trascott. Oh, avvocato. Cosa c'è? Vostro onore. Sì. Nel giugno del 1999. Sì. Voi mi avevate detto che nel settembre del 99, quindi tre mesi dopo, sì, sarebbe andato in onda un programma dal titolo Mai dire Trascott. No, questo se l'è sognato proprio. Purtroppo questo non è accaduto. E bravo per fortuna. Signorina Hidding. Sì. Signorina Marcuzzi, sarò costretto purtroppo a lanciare un grido di protesta. No, no, sì, no, ma avvocato Trascott, la prenda bene, su. Io protesto. Ci ha provato. Porca miseria. L'ho presa leggermente alta. Sì, c'è qualcuno in studio, per cortesia? Anche presa leggermente in quel posto. Al mio posto. Avvocato Trascott? Avvocato Trascott? Cosa posso fa? Fare io l'uno di protesta? Molto volentieri, la ringrazio. Lei l'ha preso un mi bemolle un po' sotto. Sì, obiettivamente. Sì. Io protesto. Vabbè, insomma. Vada con l'acuto, Fabio. So. Sì, vada con l'acuto, Fabio. No. Bene, allora adesso se qualcun altro, vuole protestare, c'è Fabio Scarico. Dove è andato? Abbiamo Lolita. Che onore parlare con lei, siamo felici, grazie. Ciao Sandro. No, non sono Sandro. Buonasera Raimondo. No, non c'è neanche Raimondo, iniziamo bene. Di che cosa parliamo, Sacchi? Beh, io vorrei parlare di questo Chelsea straordinario. Di Chelsea? No, c'era il derby. Sì, di Gianluca Vialli, un ragazzo intelligente, sì, certo, con un'educazione straordinaria. Sì, con un lei lo cacciò dalla nazionale anni fa, poi comunque adesso ne parla come se fosse il suo migliore amico. Ma aspetta Sandro, perché vedi queste ironie facili e ti fanno riportare a cose magari poi non vere. Per no? Esempio? No, vabbè, insomma. Vedi, io mi ricordo mio nonno, sì, per esempio, in tempo di guerra. Sì. Ebbene, lui soleva dirmi... Che cosa? Rig, sì, questi fette te lo sono dentro il fosso nel che te si spatani il fosso. Diceva suo nonno. Cosa faceva lei nel fosso? E soprattutto cosa c'entra con Vialli tutto ciò? Credimi, Sandro, parole forti. Sì, certo, beh, senz'altro. Parole che mi hanno restituito una certa umiltà, sì, un'intensità, straordinaria, la difficoltà della vita attraverso il fosso. Guarda, ma può darsi, no, comunque, guarda, lasciamo stare, parliamo del derby. Parliamo del Milan che ieri, altro che difficoltà contro l'Inter. Lei ha vinto il derby, sappiamo. Io guarda, Raimondo... Non c'è Raimondo, ci scusi.
scusa Sandro, io però d'accordo Raimondo, però io volevo dirti che ho visto veramente un Inter straordinario. Milan un po' meno direi. Milan meno perché ha giocato con meno umiltà, ma un Inter straordinario, con un gioco straordinario, un allenatore straordinario, un presidente, aiutami a dire. Straordinario? Ma più che altro straordinario. Grazie, ha trovato proprio la parola giusta. Lei è un aggettivo per tutti. Ma soprattutto, guarda, ho visto un Panucci come al solito, straordinario. Panucci no, quando lei ritornò al Milan cacciò Panucci per terminaliere perché non lo voleva tra i piedi, lo mandò al Real. Lo regalò, lo fece regalare al Real Madrid. Purtroppo devi tenere conto Sandro che l'audio va e viene e io sento solo parole a tratti, ho sentito per esempio solo parole tipo straordinario. Guardi, straordinario l'ha detto lei, è un quarto d'ora che non dice altro. Io guarda Sandro... Stavo parlando di Panucci, guarda, di come lei lo cacciò dal Milan. Naturalmente, ma io ricordo una via, io avevo una via in tempo di guerra, e lei soleva dirmi... Che cosa? Rig, questi fate, te lo sono dentro frascinato, che te c'è spattagno in Brigiunghi. Ma che cosa è il posto? Anche lei intanto uscire da sto posto. Credimi, anche la zia, parole furte. Parole furte. Anche Panucci che ha detto che lei sa chi parla di umiltà, però poi va in giro con la Porsche. Ma dipende con che atteggiamento lo guidi, la Porsche. In che senso, scusa, la Porsche è una Porsche. Lei come la guida? Meglio con straordinaria umiltà. Come si guida una Porsche con umiltà? Ma guarda così. Così è con umiltà. Cioè, magari addormentato. Magari metto una prima con intensità, ma subito dopo le guido con estrema umiltà. Umiltà, certo. Io ti posso raccontare un aneddoto che fa capire una volta per tutte la straordinaria umiltà. La sua straordinaria umiltà, certo. Ma assolutamente, guarda, io sono uscito un giorno dall'allenamento a Milanello. Milanello, certo. Sono andato nel cortile, ho visto la Porsche, e come atto di straordinaria realtà ho preso le chiavi e ho iniziato a farne la fiancata delle righe straordinarie, le righe a destra, a sinistra, e dei ghirigori straordinari, con umiltà, con dei ghirigori che rappresentavano l'umiltà, guarda, lei come atto di estrema umiltà si è rigato la sua Porsche? Ma mica la mia, quella di Panucci. Cosa mi insegno? L'umiltà, che sono già straordinariamente umile, devo insegnare a Panucci. Arrivederci. Ragazzo è straordinario. Panucci, spogliati, come sai fare tu? Ma non illudermi, che non ti schiero più. Sei fuori rosa ormai. Bello senso umiltà, nella tua trappola straordinaria. Ma quale trappole straordinarie? Buonasera Mondo, buonasera Sandro, buonasera Massimo. L'audio va e viene. Il suo è arrivato benissimo. Perché la sua intelligenza va e viene. Chi ha scritto quella canzone? Lei o Lippi? Questa era una canzone straordinaria. Stava per vincere Sanremo. Poi vi sono stati dei brulli. La canzone è rimasta a casa sua. Come è sempre in tasca. Parliamo dello scudetto che si è riaperto. Assolutamente. La Juve è stata sconfitta al Verona al Bentegodi, non se l'aspettava nessuno. Ti ringrazio Raimondo, tu lo sai Sandro che mi dai l'opportunità Massimo di raccontare questa cosa che a me è cara. Quale? Che è dimostrato scientificamente che al Bentegodi non è possibile vincere lo scudetto. Ma chi l'ha detto? Scientificamente. Non si faccia serio inutilmente. Tu lo sai Raimondo che il Bentegodi fa parte del triangolo delle Bermuda. No, ma cosa? No, da quando? Sono lontanissimo. Le famose 3B. Ma che? Bermuda, Bahamas, Bentegodi. Ci scusi, non ce l'eravamo dimenticati. Il triangolo è quello. Infatti è dimostrato, infatti, non so, avete mai visto una squadra italiana vincere il campionato alle Bermuda? Ma è forza, certo che no. Neanche alle Bahamas per quello. Guarda, al corso di Coverciano te lo insegnano. Nell'ora di geografia. Nell'ora di geografia c'è il Bentegodi, un'isola. Che a nord confina coi colli euganei e a sud con un mare di sfiga. Questo è il suo caso personale. Lei ha perso uno scudetto a Verona, ma non esageriamo, insomma. E non vi sento di nuovo. Che strano, guarda, è stato anche espulso. Già che siamo, lei parlava male d'Italia di Zoff, ma l'Italia è tornata invece a divertire, a vincere. Un bel 2-0. Abbiamo umiliato il Portogallo. Una grandissima prestazione degli azzurri. Non rida, 2-0 col Portogallo. Contro il Portogallo. Una nazione temuta da tutti, una nazione più forte di tutte. Arriva il Portogallo e tutti ci fa un po' paura. Ma addirittura, dopo la fine della guerra fredda, lo spauracchio degli Stati Uniti è diventato il Portogallo. Ieri Bill Clinton era nel corridoio della Casa Bianca, si aggirava così, Hillary, per fare uno scherzo, ha detto Portogallo! E lui si è cagato addosso.
E tanto non si dice. Poi c'è stato un altro nome che l'ha fatto spaventare. Non faccio del sarcasmo inutile su queste cose. Comunque non è una brutta squadra il Portogallo. Guarda, era l'unica nazione forse con cui noi potevamo vincere. Se tu guarda una nazione che genera indolenza, genera arroganza, genera strafotenza. Se tu pensi che il loro calciatore più rappresentativo si chiama Figo, ma che cosa c'è? Poteva chiamarsi Modestao, Umiltao, Intensitao, scusa se esistao. Guarda, è la nazione ideale per Panucci. Guarda, Panucci potrebbe andare in Portogallo, Figo e Panucci. Guardi che Panucci ha chiesto di andare all'estero, sì, non si sente capito in Italia, vuole andare all'estero, rischiamo di perdere questo grande calciatore. E questa che mi dai, Raimondo, ti assicuro, Sandro, se ci rifletti Massimo, è una notizia che mi fa dispiacere. Ma se ne odia Panucci. Però guarda, non è vero che io odio quel calciatore, che è comunque un campione straordinario. E credimi, queste notizie arrivano a stringermi tanto lo stomaco che mi tolgono l'appetito. Guarda, credimi, sono notizie veramente tristi. Ti fanno stare veramente... veramente mai. Ma Panucci che va fuori adesso... Sì, in appetito. Non vogliamo subito. Sì, pure l'Ambrosio. Sì. Riassunto delle puntate precedenti. Nelle prime quattro puntate non è accaduto niente di interessante. Nell'ultima puntata, invece, pur nella continua mancanza di interesse, è accaduta una cosa che dobbiamo ricordare. Carmelo e Pino hanno compilato la schedina del Superenalotto che avrebbe vinto 60 miliardi. Ma Carmelo si è dimenticato di giocarla. O almeno così ha fatto credere a Pino, quel povero pirla. Ma Carmelo! Carmelo, ma sei fuori? Ciao Pino, come va? Guarda, lo so. Carmelo! Non so cosa mi vuoi dire, Pino ha avuto un periodo veramente bruttissimo. Ho capito, Carmelo, ma sei arrivato con una settimana di ritardo. Ti presento col taxi. La signorina chi è? Franceschina, mia nipote, ti presento Pino. Piacere, Franceschina. Complimenti per lo zio, veramente. E questa cos'è? Ti piace? È una pala abitabile, modello Prada. Una pala cecoslovacca? Sì, no, ma chi è cecoslovacca? Tieni un attimo, scusami, suona il telefonino, per favore. Sì. Posso? Sì. Ah, capito come si fa. Pronto, Osvaldo? Sì, un minuto. Ma compra, guarda, se vuoi comprare mezza Lisbona, compra. Carmelo! Sì, scusa un attimo, Pino. Sì, se vuoi comprare mezza Lisbona, fai pure. Tokyo mi è indifferente. Carmelo. Sì, cosa c'è? Ma sei scemo, non c'è neanche soldi per finire di pagare il frigo, ti compri il cellulare. Ho fatto dei trasferimenti da una cosa all'altra. Senti, Pino, non scusa un attimo. Dammi un attimo di tregua, leggete il giornale, vai, che ti diverti. Pronto, Osvaldo? Sì, fai un po' quello che vuoi, Franceschina, dammi un attimo di tregua, dai. Allora, sì, compra mezza London, ok, fai come vuoi. Carmelo! Sì, ciao, ciao, arrivederci. Guarda, sì. Guarda, Muratore vince 60 miliardi al Superenalotto. C'è anche un amico Muratore, Angolotto, e c'è un figlio che si droga. Ma vedi, Carmelo, ma ormai chi è che non ha un figlio che si droga? Ma tutti hanno un figlio che si droga. Pino, ma perché mi dici sempre questa cosa che tuo figlio si droga? Carmelo, perché? Però, veramente sei tu che mi dici sempre che mio figlio si droga. Sono io? Sì. Ma non importa, adesso è un dettaglio. Ho mangiato 3 etti di caviale. Stamattina mi è rimasto qua sullo stomaco. Non, perché fai così? Mi è indisposto, Pino. Ah, vabbè, però volevo lavorare, volevo darti una mano. Ma adesso, guarda, devo andare a giocare a golf. Scusa, ti dispiace se continui tu a lavorare? Carmelo. Ti lascio la palla di Prada. Mi sembra che stai vivendo un brutto periodo, ti vedo sofferente. Ti ringrazio, sì. Se devi andare a farti il maglione, fai ti lascio la palla di Prada, vai tranquillo. Davvero? Sì, 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 io vado. Carmelo, sì. Non ti preoccupare, ci penso io. Sparo io per te. Carmelo, guarda, a due pali, Carmelo. Eccomi qua. Carmelo, Carmelo, sono tuo amico, Carmelo. Carmelo, ci penso io. Te voglio bene, Carmelo. Sei mio amico. Per favore. Sì, ci colleghiamo con Arrigo Sacchi. Arrigo, chissà se è stato con Arrigo. Buonasera a tutti gli amici della Champions League. Che non ci sono, buonasera comunque. Buonasera Raimondo, buonasera Massimo. Buonasera Sandro. Ma senta, stava dimenticando Sandro. Carlo, Marco e Giorgio, se lo mette in testa. Allora sa chi la Juve ha vinto lo scudetto? Secondo me sì. Guarda, io ieri ho visto la partita Inter-Juventus e ho visto una Juventus straordinaria. Guarda, certo. Giocare con un'umiltà. È vero.
col suo calciatore simbolo dell'umiltà, questo Kovacevic. Grande Kovacevic. Guarda, un ragazzo straordinario. Lui ieri ha segnato due gol, se la memoria non mi inganna. Beh, era ieri sera, ci mancherebbe che la ingannasse. E pensa a lui che è talmente umiltà che ha detto, ragazzi, questi gol non sono miei. Altri Juventus. E ha ringraziato Inzaghi, che gli ha fatto fare il primo gol, e ha ringraziato Peruzzi che gli ha fatto fare il secondo. Guarda, Peruzzi non è juventino. Non è più juventino. Non devi spiegarlo a me, spiegalo a Peruzzi. Ma su, lui non lo so. Ma non è vero. Certo, non è uscito bene. Ha sbagliato un'uscita. Sacchi, lei non è che quel portiere non ha mai avuto problemi. Comunque, complimenti a Juve che ha preso questo Kovacevic, nessuno ci credeva, invece è un grande giocatore. E guarda, Raimondo, vi sono giocatori che non hanno l'umiltà, vi sono giocatori che hanno umiltà. Certo. E lui ha una straordinaria umiltà. Tu gli dici, Kovacevic, va in panchina. Zitto. È vero, è tutto l'anno che sta in panchina. Kovacevic entra in campo e fai due gol. E li ha fatti ieri sera, devo dire. E fa due gol. Sì. Kovacevic ora entra, fai un gol e uno te lo fa annullare. Ma perché dovrebbe farlo? Lui lo fa, lui esegue. E lui esegue tutto, guarda. In silenzio magari. Zitto, zitto. Certo. Kovacevic, vai a prendere la palla, scarta tutti, vai davanti alla porta e fermati così immobile. Kovacevic, se segni ti picchio, fuori dall'acqua che è nella braviola. Ma cosa, scusi? Cosa fai? Dai uno sberla all'arbitro, vieni qui, fai la riverenza, pulisci la porta. Sacchi? Guarda, lui è un ragazzo. Poi se esageri, magari ti spara, certo. Però ti spara zitto. In silenzio. Guarda, lui accetta con umiltà. Comunque la Juve l'ha scovato in Spagna, complimenti. Perché i calciatori bisogna saperli scegliere, il mondo. Io, c'è un criterio? Non mi stancherò mai di dirlo, il criterio è l'umiltà, il criterio è la straordinaria umiltà. Ma di che? E bisogna farli spiare i calciatori. Ma come spiare? Come? Quando giocano a seguire, pallone. Vorrà dire. Io, Raimondo, li facevo spiare. Ma nella vita privata? Esatto. Ma perché? Fuori dal campo li facevo spiare, avevo delle spie. Ma scusi. Così, a spiare. Ma dove? Dove andavano? Per esempio al ristorante. Ma no, al ristorante no, no. Ma mangeranno. Sandro Raimondo, buonasera. No, buonasera, Massimo. Ma non c'è nessuno di questi qui. Non c'è Sandro, non c'è Raimondo e non c'è Massimo. Esatto. E chi c'è? Beh, c'è Carlo, per esempio, c'è... Carletto Ancelotti. No. Ciao, come stai? Bene. Sei il mio pupillo, tu lo sai. Grazie. Ho visto una Juventus straordinaria negli ultimi 5 minuti. Sì, peccato che 90 un po' meno, Peccato che la Lazio mi stava raggiungendo, Vabbè, era quasi a un punto. Invece no. Ne potrà parlare con Ancelotti quando lo vedrà. Esatto. Calcola Claudio, vai vieni, ho sentito solo straordinario. Ma va? Questo tiene una scena. E nessuno lo ha ancora detto. Piuttosto, lei in settimana era a Valencia, avrà visto la figura barbina che ha fatto la Lazio contro gli spagnoli, ha perso 5-2. Vedi Raimondo, se ci rifletti un attimo, Massimo, lo capisci, Sandro. Sì, la figura brutta l'ha fatta tutta l'Italia e tutti gli italiani in generale. Tutta l'Italia intera? Cosa c'entriamo noi che eravamo in TV a guardare? Io ero a casa in mutande e stavo benissimo. Quanto poloni! Ma guarda, anche tu, come tutti gli italiani, avete dei cromosomi difensivisti. Ma cosa sta dicendo? Cromosomi, ma guarda tu, Sandro, sai che il genere umano c'ha due cromosomi, il cromosoma X e il cromosoma Y. Certo. Vabbè, allora... E noi italiani pare che ci abbiamo solo la X. E quella del pareggio. Cromosoma del pareggio. Ma non dica fesserie. Scientificamente mai che nasca un italiano col cromosoma 2. Ma non esiste. Il cromosoma 2 è quello cos'è? Che ti fa vincere in trasferta, Raimondo. Ma cosa sta dicendo, scusi, Arighe? Credimi che sono cose forti. Io mi ricordo avevo uno zio a proposito dei cromosomi e che lui diceva, Arighe, cosa ti metto giù dentro fossa menata. Guardi, lasci stare lo zio, per cortesia. Guarda, lo dimostra anche il concepimento in Italia, non esiste più. Le nascite. Crescita zero. Sì. Zero. Cioè, crescita zero. Ma perché gli spermatozoi sono difensivisti. Ma cosa
c'entra il spermatozoide? C'hanno paura di scendere in campo. Chi? La loro codina, così. Ma che loro codina in campo? C'ho paura. E guarda come Zoff è difensivista, io me lo immagino già Zoff quando era uno spermatozoide. Ma come se lo immagina, scusi? Un suo berettino, così. La faccia di capitano. Attaccato al palo, certo. Ragazzi, guarda che c'è da divertirsi, dicono gli altri spermatozoi, ma no, io aspetto l'ovulo qua. Aspetto l'ovulo. Stava in porta. È anche nato, povero Zoff, guarda. Certo. Ma come è anche nato, povero Zoff? Ma in sala parto non ha dato spettacolo. Ma non ha dato. C'erano gli infermieri, sì, va bene, nato, però mi sono divertito niente. Parliamo del campionato. Basta. La crisi dell'Inter, piuttosto. Come si spiega? Cosa ride? Non c'è da ridere, c'è gente disperata. Io vi dico solo questo, scusate, chi è che gioca terzino destro nell'Inter? Vabbè, Panucci, come dice. Vabbè, sarebbe mica colpa di Panucci se l'Inter va male. È una barzelletta benissimo. O sei troppo difensivista col cromosoma X, oppure sei arrogante. C'è questa arroganza e l'indolenza che ha Panucci. Quando va in discoteca, lui veramente vede le ragazze, le guarda negli occhi con un'arroganza che non sta bene. Vabbè, dai, e fa vedere, sai come fa la corte alle ragazze? No. Panucci? Lui prende la sua chiave della Porsche e l'ipnotizza. Ma... E la ragazza non capisce più. La stordisce. Guarda, addirittura arriva a scriversi Panucci dietro la schiena perché non lo riconosce. Ma senta, non è bene. Come sulla maglia? Ma se lo mette sulla... Esatto, come sulla maglia. Ma se lo guardi, ma smetta di dire... Credimi, guarda... Guarda che in discoteca ci va anche lei. Cioè, ma abbiamo saputo che è anche un buon ballerino, fra l'altro. Intanto con le ragazze, stocchi, magari. Ma guarda, anche lì dipende con che atteggiamento va in discoteca. Io vado con lo sguardo basso, non guardo in faccia a nessuno. Ah, sì. E dico, purtroppo sono a rigo in discoteca. Così. E poi guardo le ragazze. Che guardo la ragazza più umile che c'è in discoteca, la fiscio, mi avvicino a lei e dico, piacere, sono a righe. A righe. E do la mano destra per non far vedere il Rolex nella sinistra. Guarda, che è normale dare la mano destra, esatto. Tutti danno la mano destra, eh? Ah sì? Ma dove è Rolex? Scusi. Ma pure la mano scritta. Cioè... Oriente, città delle belle donne, sono le glorie. Sì, dell'amore, Vivendus. Serero, wow, wow, wow. Certo. Ricordatevi. Sì. Che io come spirito sì. Passo attraverso la materia. Sì. Per forza io sono l'antimateria. Certo. Lei è l'antimateria. Certo, la materia è formata da un nucleo centrale. Grosso. Ma e ci siamo, direi. Importante. Sì. E c'è gli elettroni sì. Che girano freneticamente come pazzi attorno al nucleo. Ma cosa stai dicendo? La materia, viceversa. Sì. Cosa fa? L'antimateria. Bravo, cosa ho detto io? La materia. L'antimateria? Sì. Viceversa? Sì. Cosa facevano gli elettroni prima? Sì. Bravi, adesso stanno calmi, rilassati, come lavativi. I lavativi. Stanno su una sdraio di tech. Certo. Franco, c'è una granita. Ma chi è? Come l'elettrone. Ma sono... come la vuoi? La vuoi diventa? Ma senta, la vogliamo smettere? Mi facci di dare stomaco, non porto la lancia. La vuole smettere di dire fesserie? Imbecille. Ma secondo voi? Sì. Io ci passo attraverso una fessura. Così con questo corpo? Secondo me no, comunque. No. Anche secondo me. Ecco. Lo sapete che ci passa? Mel Gibson. Bravi. Beh, ma lui ci passa perché lui è magro. Ma no, è anche bello oltre che magro, al contrario. Oh, ragazzini, spiritini che non vi si vede mai. Se volete fare l'ironia verso le mie spalle, sì. Fatela, fatela. Ecco, grazie. Perché mio nonno mi diceva sempre, ricordati quando vedi delle persone che ti fanno l'ironia alle spalle. Ma lasciamo stare, va. Come lasciamo stare? Basta, oppalo là. No, sì, la solita posizione. Dov'è? 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 È solo qua. Scusate. Perché mi sono incastrato. Ma cosa fa lì? Aiutatemi, la ciuccia. Non avevo... Attenzione. Per sbagliato. Attenzione. Tutto bene, Vivendus? Tutto bene, qualcosa è andato storto. Tanto lei è l'antimateria, che gli frega. Alessio Ciadoro. Ma che saluto è? Alessio Ciadoro. Basta. Come tanto tirolese. Basta. Alessio Ciadoro. Che schifo di uomo. Alessio Ciadoro. Cosa c'ha? Gli hai fatto i compiti che ti avevo fatto da fare da casa? Fatto da fare da fare? Quali compiti? Ma come quali compiti? I compiti dell'umiltà. Ma che bello. Chiedere l'elemosina vestita da racchia. Beh, più o meno. E qua ci siamo. Ci siamo, direi. Indubbiamente qua ci siamo. Non so se ha chiesto l'elemosina, però vestita da racchia ci siamo. Beh, sì, quando sì. Poi? Sporcarsi di fanghiglia come un elefante. E questo non so. E mangiare i vermi come fanno i merli. Beh, questo... Lui ha fatto le sciuccia? Io credo no. Mi dispiace, non li ho fatti i compiti maestri. Ma lo sapevo! No, vabbè, ma perché non li ha fatti? Mi fai arrabbiare, lo sai perché non li hai fatti? Perché? Perché sai cosa sei? Cos'è? Cattivo, certo. Tu sei cattivo, le sciuccia, basta. Ora mai seccato. Una pulizia. Io me ne andrò via attraverso la materia. No, addio. No. Ma se ne va da quel paese.
Chi è? Vivendos, buonasera. Cosa si sta sforzando a fare? Sta strappando le sopracciglia. Sereno, sì. Certo, grazie. Ricordatevi che io ho suonato il citofono con la forza del... pensiero. No, dito. Vabbè, ma lo fanno tutti, guardi che è normale. Io mi chiamo Vivendos e ho scelto questo corpo per presentarmi a voi. Bravo. Avrei potuto sceglierne tanti altri. Sì, lo sappiamo. E perché hai scelto proprio questo? Me l'aspettavo, perché questo corpo tiene lontani i ladri. Per l'odore? I ladri entrano in casa e fa: vieni Franco, andiamo a rubare l'argenteria. Entrano in casa e dicono: oh, che bel corpo che vedo qua. Certo, diamocela a gambe, scappano. Certo, paura. Ma non ha freddo nudo lì per la strada? Sì, secondo voi uno spirito come Vivendos ha freddo? Non so, ha freddo? Sì, sì, un po' freddo. Vabbè. Ma il grosso del freddo sapete che lo sente? Mel Gibson? E come avete fatto a indovinare? Siete spiriti pure voi? No. Che avete il patentino da spirito tre anni? No, sono tre settimane che ci dà fastidio con sto Voi siete spiriti perché io sento le voci ma non riesco a vedere i vostri volti. Certo, posso salire per cortesia? No. Assolutamente no. Molto gentile, grazie. Prego. Si figuri. Dove è sparito? Dove è sparito? Temo di intuirlo. Ma come fa? Cine che sono giornale lui. Senta, ma se ci chiede il permesso le diciamo di no. Perché poi sale? Perché io sono educato. Certo. Io sono uno spirito molto educata. Certo. Quando ero piccolo mio nonno mi diceva: ricordati che quando entrerai in casa d'altri. Sì? Ma lasciamo stare. Senta, ma suo nonno una frase l'ha mai chiusa nella vita? Una. Mio nonno era un saggio. Certo. Sì. Non poteva chiudere, essendo saggio. Va bene. Senta, piuttosto in mezzo alla fronte ha un simbolo sacro, cos'è? Un simbolo luminoso. Questo qua. Buddha. Sì. Quale simbolo? Questa qui è una moneta da 1000 lire. Perché? Una moneta da 1000 lire. Perché? Perché se la tiene sulla fronte? Ma perché se la tiene sulla fronte? Perché non c'ha tasche, no? Ah. Questo costume è un costume da cena. Sì, si vedono anche le mutande. Esteticamente fa. Ah, è un bijou, Ma fateci una tasca, non figlio mio. Gesti. Metti che a questo corpo qua ci viene voglia di un caffè. Certo. Con le 1000 lire sono c'è lì la moneta. Alessiuccia cara. Alessiuccia, lo sai che ti trovo benissimo? Devo dire che sta proprio meno male, meno male. Fatti un po' vedere in tutto. Tu, che c'è? Cosa ho visto? Non inquadrata. Un ragno. Cosa è successo? Non inquadrata. Una vedova nera. C'è un punto nero grosso così. 25 centimetri di punto nero. Ma cosa è un UFO? Mamma mia, Alessiuccia, ma guarda che tu mi fai arrabbiare questa ragazza. Ma poverina, non è? È cattiva. Ma com'è cattiva? Si può fare qualcosa per curarla? E per forza, dobbiamo fare un ulteriore esercizio, sai. Che esercizio? Ciao, grazie, Sida, come stai? Noi. Grazie. Alessiuccia, allora facciamo questo esercizio, forza. Tiriamo su indice pomice. Pomice. Indice pomice, mettiamoli qui. Sì. Ok, nella zona parietale. È la zona parietale quella? È la zona parietale? Se lo sa lei. L'ha detto lei. Andiamo avanti. Mettiamola qua. 1, 2, stop. Oh, fantastico. A questo punto l'esercizio dovrebbe essere riuscito. Cioè? Che è riuscito? Il punto nero è sparito. Oh, è bellissimo. Sapete che ce l'ha adesso il punto nero? Vabbè, Mel Gibson. No, Ellen. Non scende la pioggia, ma che fa? Mi bagna il sugo, è proprio a me. Ma non è l'acqua da morire. Sa che... Cosa ci metto adesso io? Così? È sereno, è ricordatevi che io a casa ricevo un sacco di lettere assai dai telespettatori. Ma come fanno a scriverle? Qual che è spirito? Lo spirito. E per forza c'ho l'indirizzo da spirito, no? Cassello spostare spirituale, punto it, sette per quattro, urrà, credo anche urrà, cioè alla fine, urrà, e quella cos'è? Una lettera a caso, tale grande scelte spettatrici che mi hanno scritto, Carlo Vivendo, sono una sfegatata di te, ma sì, certo. Prendo come oro colato quello che dice, eccetera, eccetera, tu che sei puro spirito, mi puoi spiegare cosa c'è? Nell'aldilà? Perché lei lo sa, adesso viene fuori Certo, lo so, sono spirito da 4 generazioni, ricordate? Sì. E cosa c'è allora? Quando uno schiatta ci sono 3 posti dove si può andare. Sì. Il paradiso, il purgatorio e l'inferno. Oh no, Rimini d'estate. Rimini d'estate. E come, per forza, quando dico: Franco, com'è andata questa estate la vacanza? Non dirmi niente, un inferno. C'era pieno di gente ammucchiata sulle sdraio, mamma mia. Senta, ma il paradiso com'è? Il paradiso è il luogo più bello che esiste nel mondo. Vabbè, si dice io lo auguro a un cane di andarci. Lo auguro a un cane? Sì, appena arrivi, primi, secondi, terzi, e mangia un tris di primi. Ma no, grazie. Ciao, mangialo, no, questo sarebbe il paradiso. È bellissimo, ti forza la mangiare. Ma c'è qualcos'altro? Come si chiama? Da Peppino o paradiso?
le Ferrari, ah, ci le sono Ferrari. Belle ragazze, formose, formose, e ci sono gli alberghi, belli. Lo vuole vista mare, signor La Camera? Mi dia una tripla, qua tripla. Qua vista tripla, mare, certo. No, vista cucina che c'è il soffritto d'aglio. Ah, che bella idea, cioè, Il purgatorio. Com'è il purgatorio? È un posto dove c'hai e dove non c'hai. Ah, come? Che senso? Ah, che è questo un posto strano. C'è una ragazza? Sì. Stai per baciarla? Ah. Ma che bella che sei, da dove vieni, ragazza? Guardi che quello nel suo caso succederebbe anche altrove. Siamo utilizzati, è sparito. Certo, è sparito. C'è un bel piatto di pasta lì, arrivi giù, stai per mangiarla, e sparisce. No, è scotta. Ma, no, è peggio, è molto peggio. Il terzo posto dove si può andare l'inferno. È l'inferno. Io quel posto ha un caldo, fiamme. È il mio peggior nemico. Cosa c'è? Un caldo, fiamme? No, no, c'è una bella arietta, ci sta bene. Ah, sì? Che sono i diavoli coi forconi? No, no, ci sono le belle ragazze, formose. Anche lì, all'inferno. Sì? No, no, ci sono le Ferrari. No, anche ci sono degli alberghi che sono più belli di quelli del paradiso. Come è possibile? Non le danno la camera, però. Oh, no, no, c'è tutto, c'è pure il sugo. Quanto sugo che c'è? Qual è il problema? Manca la pasta! No! Anadema! Bene a non farlo, dico solo quello. Cosa vuole? Negrita, avete visto Negrita? No, no. E ma poi perché mi fa? Ma sono cinque in Negrita, scusi. No, ma uno l'ho già trovato. Ah. Era non posso, non l'aperitivo l'hai già avuto. Sì, se li vedete chiamate. Avvocato di nuovo. Cosa c'è? Cosa c'è, avvocato? C'è un problemino? C'è? Dettagli. Dettagli. Sfumature. Ma di cioè? Signorina Offenbach. Ma che Offenbach? Lei sa cosa sono i maccheroni radioattivi? Sì, ma che tipo? Se non le alita addosso, forse se lo ricorda. Pasto, di che segno è, signorina Offenbach? Ma senta. Scorpione. Come me. Vantiamocene anche, eh? È un segno d'acqua, vostro onore. Sì, giusto. Altresì, sì, ma... segni d'aria, sa quali sono, ma... signorina Offenbach? Non me ne ricordo tutti adesso. Vabbè, facile. Ce li dico io, ma dai, senta, ma dai. Come sta parlando lei oggi? Quali sono i segni d'aria? Sì. Acquario, sì. Gemelli, sì. E il terzo? Avvocato Grasco. No, 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 non glielo dica. Sentivo distrattamente passando. Se lei parla di segni d'aria, no. Io ne so a pacchi. Certo, ci credo. No. Il segno d'aria è? Mi fido. Bilancia. Ah, è il mio bilancia. Segno. Bilancia. E vantiamocene anche, un po' vero. Non ha fatto niente. E qual è l'ascendente del signor Fabius? Ascendente? Toro! Corpo che cambia, avvocato! È di terra! È vero che è di terra! È vero, è di terra! Ci colleghiamo con l'imbruglia? Meglio, sì, meglio! Abbiamo un collegamento con l'imbruglia! Che bel momento! È dedicato a voi! Grazie, a voi. Tesorini! Anche cosa? L'avvocato è dedicato a noi! Cosa c'è? Cosa c'è? Avvocato, i problemi anche lei, ma avete bevuto tutti. C'era la salamata. Sa che cos'è questo rumore, signorina Complicate? Cos'era? No. Questo è il rumore di un pugnale che penetra nella carne. Ah, fa quel rumore lì? E lei lo ha fatto per 700 volte ai danni di suo marito. 700 volte ci ha messo 2 mesi. Il sangue è schizzato tutto sul vestitino della signorina Complicate. Ah sì? Ma non c'è traccia di sangue né traccia di alone. Come mai? E come mai non c'è traccia d'alone nel vestitino della signorina Complicate? Cosa sta dicendo? Perché ha usato il detersivo Wittestone. Ma era imbecillito? Ah, scusi, che bella vernicetta! Che bella camicetta Trasco, bianca! Basta, per forza, l'ho verniciata con detersivo Wittestone! Adesso basta! Trascolta. Sta facendo pubblicità! Vostro onore, io non sto facendo pubblicità. Ah, no. Io sto facendo questo perché mi porterà ad un qualcosa. Ma qualcosa a prendere dei soldi la porterà. Signorina Amare Jade, sì? Si ricordi che Amare la giustizia Jade è puntuale. Sì? Puntuale come il mio orologio. Senta, al quarto Rottweiler. Senta! Ganna il tuo tempo con l'orologio Rottweiler. Dalle prime 5 telefonate, uno l'IVA in omaggio. Ah, addirittura? Senta, lei continua a fare pubblicità occulta. Alla prossima pubblicità la cacciamo fuori a pedate. Signorina Amare Jade, lei non faccia così perché ho iniziato anche a sudare. Anche questo io. Processo mi ha messo a dura prova. Sì? Sono veramente sudato, mi mancano i sali. Per fortuna ho sempre contento. Tanto amore. Tanto voilà. Amore cosa, Ellen? Sono le cartoline per i nostri sì. fan. Ma chi se ne frega? Ne avete tanti? Per te. Ah, eccoli loro. Sono finiti qui. Ce le prendiamo le nostre camerette. Ecco, brave. Che avvocato!
Anche stasera sbaglia studio, buonasera. Cosa c'è? Ricordatevi che io ogni volta che conduco un'indagine la porto fino in fondo. Sì, molto bene. È un problema suo. Una salve, signorina Val d'Aosta. Ah, Val d'Aosta. Lei ha rapporti sessuali regolari? Vabbè, cioè? E per regolari intendo uno ogni quarto d'ora? Ogni quarto d'ora? Ma non posso, no. Ma dai! Ma dai cosa? Ma dai! Senta, non faccia Mughini! Su via! Senta, Frascott, lei non è Mughini, eh? Signorina, in fondo. Chi è? Lei uccise suo marito in una baita svizzera con un colpo di Emmental alla nuca. Ah, sì? E coprì ogni rumore facendo uno yodel. Ah, sì? Uno yodel? Lei mi può far sentire uno yodel? No. No, 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 con questo accento. Lei mi può far sentire uno yodel? No. Dove va? Dove sono? Almeno lei può farmi... No! Può farmi almeno lei sentire uno yodel? Un momentino! No! 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 Non ho capito l'ultima parola. Ah, no, io... Adesso è chiaro? Ora tutto è molto più chiaro. Ecco, grazie a una rotonda sul mare. Scusi. Il nostro disco che suona, certo. Buonasera, come sta? Sta preparando un nuovo disco, ci sembra di capire. Ricordatevi che fra buon gusto è molto apprezzato dagli Schmidt. Almeno da loro. Facciamola finita, eh. Ricordatevi che sono venuto qua con un compito ben preciso. Sì, romperci le scatole. Ma no, spiegare all'umanità i sette peccati capitali. Che sono rimasti ostici all'umanità. Io sono qui per spiegarvelo. Grazie. Primo peccato capitale, l'invidia. L'invidia la sanno tutti che è difficile. L'invidia è quando, per esempio, io guardo Franco, che si è comprato un accendino di oro Massello, bello così. Io lo guardo così e dico, ma che bello accendino che si è comprato Franco. Allora... E gli era una piccola bavetta, quando alzò una barriera. Quella è l'invidia? Poi lo riguardo e mi viene un'altra bavetta, alzò la barriera. Quello fa schifo, non è invidia. Poi gliela ruba e l'invidia sparisce. Che semplice. Non è il modo, eh. Secondo peccato capitale, l'avarizia. L'avarizia. Io vado da Franco e dico, sempre Franco. Sempre Franco c'è di mezzo. Tu che hai risparmiato la tua vita 50 milioni. Me li puoi dare che ho visto una Mercedes usata, bellissima. La vuoi comprare? No, non te li do. Come sei avaro Franco. Ah, è lì l'avarizia. No, non te li do. Come sei avaro Franco. Poi glieli ruba. Sì. E l'avarizia sparisce. Come spariscono i suoi soldi, povero uomo. Scusa, ma se tu non c'hai una lira, come fai ad essere avaro? Questo è anche vero. Terzo peccato capitale. Questo è facile. Sì. La gola. Quando c'hai le tonsille infiammate grosse, entra il dottore in casa. Sì, Franco. Ma tu c'hai le placche in gola, figlio mio. Che peccato. Ah, quello è il peccato capitale. Guardi che il peccato di gola è quando uno mangia troppo, come nel suo caso. Quando mangia 6-7 kg di pasta al giorno, come lei. Esatto. Ma è peccato. Certo, è quello. Mangiare la pasta è peccato. No, è peccato di gola. Questa è strana. Che c'è? Cosa fa, scusi? Scusa, Franco, ma com'è possibile che uno fa il peccato di gola? Ma chi gli ha scritto questi peccati qua? Esatto. Gli ha scritti proprio lui in personificato. Impersonificato. No, perché io volevo lasciare gola, ma cambiare la sostanza. Cioè, depilarsi era peccato di gola. Dammi un buon numero che lo chiamo. Dai! Tirici un pugno, vai! Cosmi! Spaccaci la schiena! Cosmi! Cosmi! Ma che tirici un pugno? Ma con chi sta parlando? Con i suoi ragazzi che sta lendo? Jalappas Band, buonasera! Ragazzi, di nome ci avete? Ma senta! Parla lei che si chiama Serse! Scusi, sarà un nome Serse! Come il fratello sfigato di Coppi, scusi, intanto io magari... Non ironizzerei. No, vabbè. A parte che ha cominciato lei a ironizzare, scusi. Sì, ma diciamo. Come mai sto nome? Perché praticamente mio padre ci aveva un po' sta mania detti fa. Sì. Praticamente i fratelli, diciamo, meno fortunati dei campioni. Ah, sì? Infatti il mio nome per intero è Serse Rolando Töni Fiorellino. Rolando Töni di secondo nome. Come il cugino di Gustavo. Senta, vabbè, parliamo di calcio, va. Senta, che è meglio. L'allenatore del momento, questo Perugia che gioca bene. Un grande motivatore. Si dice, dicono che il suo segreto è motivare i giocatori, in effetti, dargli una carica. Che c'è? Si sta arrabbiando? Magari non ironizzerei. No, non abbiamo ironizzato. Stiamo facendo complimento. Scusa. Io sono un grande motivatore. Sì, gli diciamo abbiamo detto che... noi. E infatti i ragazzi io li motivo in due metodi, no? Praticamente. Due metodi. Il bastone e la carota.
La massa da pesco. Ma che no, è la carota, non bastone è la massa. Carota, ho provato con la carota, ma non funziona. Ragazzi, ci piace il bastone. Ah sì, vabbè, veramente. Contenti loro. Senta, non è che lei è uno di quegli allenatori che seguono i giocatori anche nella vita privata, che non possono fare niente, che sennò lei si arrabbia? Che li assilla, da fastidio. Ma no, per carità, oh. Ragazzi, sono dei uomini. Sì. Possono fare quello che vogliono fuori, giusto, del campo, possono andare in discoteca, sì, possono andare a bere, possono andare con le donne. Beh, bravo, certo, bravo. Mettono giù, sì, così. Abbiamo capito. Loro, sì, basta. Posso fare quello che fuori dal campo, fa quello che voglio. Giusto, bravo. Però cosa? Però? Che c'è? Che c'è? Cosmi? Non mi devi sbagliare il cross. Ma vabbè, perché? Non devono sbagliare il cross. Che, scusi. Perché sennò ci devo spaccare la gamba. Ma come? Ci deve al suo giocatore. Non è un obbligo. Tutto, ma non mi sbagliare il cross. Ma come? Il cross ti devo spaccare la gamba. Ma non è vero, non è una regola. Se il cross ti spacco la gamba. Scusi. Nella vita si può sbagliare. Per qualsiasi cosa. Si può sbagliare. Sbagliami all'uscita male le scarpe. Non fa male il numero di telefono. Ma non mi sbagliare il cross. Perché? Perché ti spacco la gamba. Ma abbiamo capito. Racconto una cosa, ieri ho fatto benzina dal benzinaio. Sì, cosa c'entra? Ci ho detto benzinaio. Sì. Fammi 50.000 lire. Sì, ma con questa espressione. Benzinaio. Sì. 50.000. Si è sbagliato, ma ha fatto il pieno. E lei si è arrabbiato. Chissà come se l'è presa lei. Ma non ci ho detto niente. No. Sono stato tranquillo, così calmo. Perché si può sbagliare. Nella vita si può sbagliare. Ah, certo. Vede che... Poi però, casualmente, ci avevo un pallone dentro la macchina. Sì. Ci ho detto, scusa, benzinaio. Sì. Che cosa? Fammi un buon cross. Ma chi è il benzinaio? Fammi un buon cross. Ma perché? E com'è andato? Ho sbagliato il cross. Allora? Io ho dovuto spaccare la gamba. Ma non l'ha dovuto, non è una regola. Sbaglia a me tutto, ma non mi sbagliare il cross. Ma scusi, poverino, cosa c'entra? Il mio commercialista ieri mi ha detto, se Rolando Toni Fiorellino. Sì, ecco. Ma tutto ieri è successo. Ho sbagliato la tua dichiarazione dei redditi. Ahia, di quanto? Devi pagare di 300 milioni. Ho pagato 300 milioni in più di dichiarazione dei redditi. Ma scusi, lei lì si è arrabbiato. Chissà come se l'è presa. No. No? No, calmissimo, sono stato, calmissimo. Ho detto, ti capisco, commercialista. Sì? Si può sbagliare. Si può sbagliare. Certo, nella vita. Poi c'avevo nella casualmente giacca. C'è un pallone anche da commercialista. Anch'io ne tengo uno nella giacca. Commercialista, sì. Fammi il croce. Non è che l'ha sbagliato? Sbagliato? No, l'ha fatto bene. Disgraziatamente, però la segretaria ha sbagliato lo stop. No. Ho dovuto spaccare la gara. La segretaria! Sbagliami tutto, ma non mi sbaglia lo stop. Ma poverino. Pullman! Cosa sta facendo? Pullman, se non parti ti spacco la gomma. Vabbè, cosa fai? Cosa sta minando? Bravo Pullman! Pullman! Ha funzionato però, Senta! Bravo Pullman, ci vediamo al parcheggio più tardi, ciao! Cosmi, scusi, cosa ci vuol far credere? Cosmi, scusi, Buonasera, stavo caricando la batteria del Pullman sociale che si era scaricata. Certo, e lei la ricarica a mani nude? Sì, perché quei guanti mi scivolano in mussi. Certo, ha ragione, Perché è strano che un essere umano riesca a fare ciò, Esatto. Però... No, è abbastanza normale per me, perché a me serve un po' per scaricare l'energia che accumulo durante la settimana. Sì, scaricare le tensioni. Tanta tensione che io accumulo. Della gara, le polemiche. Sì, più che altro è scaricare i fulmini che io assorbo. Che fa? Cosa assorbe lei? Quando c'è il temporale, che ci sono i fulmini, vado sul tetto e ci dico, fulmini! Ma sì, vabbè, mi devi colpire, fulmini! Senta, Cosmi, l'aspettiamo! Colpire, sì, vabbè, non dica vaccate, per favore. Magari non ironizzerei su questa cosa, no, che assorbo i fulmini, perché potrebbe essere magari liberani. Sì, non mi sbagliare il cross. Hai fatto il gol e adesso mi sbagli il cross. Liberani. Cosmi, lei però ogni tanto si dovrebbe un po' rilassare, è sempre un po' troppo. Poi tutta questa energia che ha, come va con Gaucci? Con Gaucci, esempio, l'allenatore, il presidente Perugia, che è un tipo molto focoso, vulcanico. Sì, come sono i rapporti tra lei e Gaucci? Sì, diciamo che i nostri rapporti sono stati idilliaci. Bravo, sì, una bella parola, però vado avanti. Diciamo, il idilliaci dal primo momento che ci siamo visti. Ah, sì, la stima è stata reciproca, diciamo. Com'è stato il primo incontro? Invitato a pranzo? No, diciamo no, ma invitato nel suo castello. Sì, perché lui vive in un castello, ricordiamolo, Gaucci. Sì, magari non ironizzerei. Ma non stavamo ironizzando. Castello. Sì, castello. Allora mi ha invitato a prendere un tè al suo castello. Siamo andati alle 5 come due lord inglesi. Sì, beh, uguali. Sputati, direi,
No, vabbè, no, la riorganizzeremo. Esatto, sputati. Adesso sta a vedere che ti faccio se riunisco. No, andiamo avanti. Allora, lui mi ha invitato a prendere il tè con cinghiali. Con i cinghiali? Quei pasticcini si prende il tè. E beh, è uguale. Noi avevamo un cabaret di 25 cinghiali che truffavano così. Ogni tanto prendevamo un cinghiale e lo sbattevamo dentro il tè. Così. Ma scusi. E il tenero mammifero muoveva le zampe. Ma erano vivi i cinghiali? E per forza, sì, vivi, sono buoni. A me piace quel gusto di setola da sentire. Liberati. Ma come si mangia un cinghiale vivo? Ma è come praticamente l'ostrica. Cioè, si mette il limone dentro e il cinghiale dà così, diventa così. E poi te lo sbatti in bocca. Sì. Si scioglie in bocca, che è un piacere. Immaginiamo. Nella mia bocca si scioglie il cinghiale, non c'è nella vostra. Vabbè, quindi lei ha dei buoni rapporti con Gaucci. Che è strano, perché Gaucci notoriamente è considerato un mangia allenatore. Esatto. Ecco, volevo sfatare questa diceria che c'è in giro, che Gaucci si mangia gli allenatori perché sono tutte frottole. Sì, ne ha mangiato uno l'anno scorso. Ma era Capodanno con le lenticchie. Ma scusa! Si porta bene, si sa, un allenatore dentro Liberani. Il medico ce l'ha proibito, fra l'altro, perché contiene tanto colesterolo la carne di allenatore. Perché accumula tensione e poi si mangia. Immaginiamo. Ne mangia un pochettino, una coscetta, poi avanza tutto il resto. Liberani! Ma che c'ha questo Liberani? Ma hai sbagliato il cross. No, adesso che fai? Spacca la gamba? No, sono troppo stanco, non ci voglio andare lì. Lo fulmino. Ma cosa fulmina? Ma il povero Liberani! Liberani! Fammi un po' un cross. Liberani. Bello. L'ha fatto bene. Al volo. Sembrava buono. No. No. Sbagliato il cross. Ma come ha sbagliato? Domani Liberani spacco la gamba ore 9. Ma come domani? Non subito? Allora, Materazzi. Materazzi. Lasci stare Materazzi. 7 gol. Hai fatto il gol, Materazzi. È certo che ha fatto il gol. Ora famo un po' il cross. Materazzi. Beh, collo questo pieno. È proprio bello, collo pieno. Ah, campione. Bello. Che traiettoria. Bello. Bello. Com'è? Bello, Materazzi. Sì? Ti spacco la gamba domani ore 15. Ma perché? Perché alle 17 c'ho già il fornaio. Se no già la spaccava alle 17. Sì, vabbè, ma cosa ha fatto? Vabbè, povera. Anche il fornaio. Buonasera, ragazzi, scusate, mi stavo organizzando la settimana. Sì, certo. Effetti. Mi spacca le gambe, ma c'ho tutto pieno, c'ho tutto pieno. C'ho tanti appuntamenti. Sì, chissà quanti vogliono venire da lei a farsi spaccare la gamba, Magari non ironizzerei, sono tanti con da me perché pochino, devo portarmi il lavoro a casa. Addirittura? Materazzi, dopo l'allenamento ti do uno strappo. Ah, che senso? Muscolare. Senta, guardi che deve andare all'Inter, ha bisogno di giocatori sani. Piuttosto, il suo Perugia va alla grande, però nessuna squadra la sta cercando, nessuna grande sta cercando lei, Cosmi. Vero, come mai? Che c'è? Non ironizzerei, ci sto facendo. Domanda legittima. Domanda, perché sono andato in via Turati a Milano da Gagliani. Nella sede del Milan. Ha avuto un incontro. Amministratore delegato Gagliani. Sì, abbiamo capito. Non lo sapeva nessuno, Sì, perché è stata una trattativa riservata. Ah. E com'è andata? Perugia a Milano, 2 ore ci ho messo. Solo? Che macchina aveva, scusi? No, di cosa? Sono andato di corsa. Liberani. Ma urlando Liberani, certo. Sì, sì, perché mi dà la carica. Certo. Sono arrivato di notte, c'era sta trattativa riservata. E il portone era chiuso perché appunto se è riservata non può essere aperto. No, ma questa è una tua idea, Il citofono non funzionava. Gli è rimasto chiuso fuori. Liberani! Ma cosa c'entra Liberani? E allora come ha fatto? Ho parlato al portone, ci ho detto portone. Ma come portone? Il cross doveva fare anche il portone? No, ci ho detto portone, apriti. Portone! E il portone si è aperto! Ha strozzato il portone si è aperto! Sono entrato dentro, ho aperto una porta, ho detto, oh mamma, quanta gente che c'è lavora al Milan così di tardi la notte! No. C'è un signore distinto con una signora distinta che ce lo buttava giù così! Ma no, zitta! Ma lascia sta cosa! Ma chi era? Era Gagliani, signor distinto? No, avevo sbagliato porta. Forse erano giocatori dell'Inter. Ma aspetta, guarda, può darsi. Non c'è gente distinta all'Inter. Non ironizzeremo più ormai su sta cosa. Ho fatto una battuta su questa cosa dell'Inter. Comunque, com'è andata con Gagliani? Ma diciamo che abbiamo trovato l'accordo. Ah, quindi l'anno prossimo lei in panchina al Milan? Purtroppo no, perché è successo un contrattempo. Ah, sì? L'amministratore delegato per festeggiare mi ha detto, c'è se Rolando Tieni Fiorellino, vuoi un caffè? Dico, grazie, volentieri, delegato.
amministratore. Quanto zucchero vuoi? Certo. E lì ha sbagliato. Ma perché? Ma ha sbagliato perché tutti sanno che a me piace il miele dentro il caffè. Ma sì? Sì, un uomo rude come lei usa il miele nel caffè? Sì, io prendo l'alveare così, lo schiaccio così dentro il caffè. Lo spremi? Mi piace tanto togliermi i pungiglioni da dentro. Senta, Cosby, E sicché allora non c'era il miele, com'è finita? Ha fatto fare un cross che lei ha spaccato la gamba. No, ho aperto la finestra, ho chiamato api, api. Ma sono arrivati 5 milioni di api, ha circondato Galliano. Ma e lo hanno punto? No, l'hanno buttato giù così. No, senta! Le api! Cosby! Dormi, bel bambino, Cosmi. Che se non stai buonino... Ma che cos'è? Un'opera lirica? Papà, ti speccia la gamba. Scusi, Cosmi, bellissima questa canzone. Si prepara per Sanremo, cosa sta facendo? Cos'è, musica contemporanea, cos'è? Una sera stavo praticamente facendo la ninna nanna al mio piccolino. Perché è lì con lei? C'è lì suo figlio? Sì, certo. Il piccolo Cosmi, possiamo vederlo? Volete vederlo? Vieni qua, piccolino. Ma che piccolino? È un energumeno. È enorme, c'è pure il pizzo. Che c'è? Magari non ironizzerei sul fatto che sono mingherlino. No, scusi. A parte che noi sostenevamo il contrario, sì, abbiamo detto che proprio contrario. Magari non ironizzerei neanche sul contrario. Vi chiediamo scusa un po' tutti e due. Piccolino. Sì, ma la lasci tranquillo, magari. Papà, perché sono morti i dinosauri? Oh, che bella domanda. Classica domanda. Che da bella bambino. Vocina. Sì, perché sono morti i dinosauri? Sì, perché sa? A un certo punto, piccolino, sì, ma, lasci è arrivata una grossa palla dal cielo, grossa, e il dinosauro ha sbagliato lo stop e sono morti. Ma no, non è proprio. Scusi, Cosmi, non è questo il motivo per cui sono morto. Piccolino! Sì, papà, ma come nascono i bambini? Aia, questo cavolo, Cosmi, stia attento, i bambini vanno spiegati con dolcezza, si parla degli animali, la farfalla. No, non è gesti, facile, si inventi qualcosa di carino, Gli animali, c'ha ragione loro, mi viene in mente lo scoiattolino. Ah, pensavo Liverani, io. Lo scoiattolino, piccolino. Che scappa sull'alberello così e va dietro la scoiattolina che fa la vecciosa, certo. Che fa la vecciosa così. Adesso non esageriamo. E va così sugli alberi e scappa e lo scoiattolino sempre dietro, a un certo punto la scoiattolina. Stanca. E si viene come un attacco di asma, la pleurite. Ma che e pleurite? Mai perché è sudata, ha preso la corrente. Sì, e allora? Lo scoiattolino la raggiunge, finalmente gli dice... Scoiattolina. Ah, così gli dice? Il canto d'amore. Vieni qua, scoiattolina. E poi? E con tanta dolcezza, perché tanta dolcezza se la butta giù. Ma no, senza! Ma lo traumatizza! No, non è un bambino piccolo. Non si fa così. Ma lo traumatizza. Sì, vabbè, piccolino. Cioè. Papà, voglio il latte. Ha ragione, è stanco, vuole il latte. Vuole andare a dormire il bambino. Che c'è, Cosmi? Non l'ho portato. Come? Ma come? Hai fatto un errore. Sì, ha fatto un errore. Adesso le spezza una gamba. Ha fatto un erroruccio. Tanto mi da tanto, le spezza una gamba il piccolino. Magari non ironizzerei su questo fatto della gamba. Chiediamo un po' scusa, Come la mettiamo con il latte, però? Non lo so, perché io ti ho portato tutte le cose che ti piacciono, il crotalo velenoso. Ma che cosa sapete? La girella bigusto, il cemento armato e mattone. Ah, buona, quella è molto buona. Non so, però il latte me lo sono dimenticato. Mi sono dimenticato di mungere la iena. Scusi, ma perché beve il latte di iena? Sì, perché deve stare un po' leggero, perché è indisposto. Certo, è un po' l'idea. Cosa c'è di meglio del latte di iena? Papà. Dimmi. Mi racconti la favola che mi fa addormentare così bene? Ah, sì, che carino. Quella che ti piace tanto. Che tenerezza. Che cos'è, Cappuccetto Rosso? Quasi. Come quasi? Profondo Rosso. Ma che profondo rosso? È terribile. È un horror. Ma no, ma scusi. Mi piace. Mille cene. Gli ossicini nel tuo corpo da spaccare. Certo. Liberani. Materazzi. E adesso, cara Ellen, cari Gialappi, il momento che attendono tutti. Lo vogliono in tutte le trasmissioni, ma lui ha scelto, anzi, viene sempre da noi. Ma chi è? Però noi non vogliamo lui. Ma lui viene sempre da noi. Abbiamo capito, adesso! Olmo! Ma cosa deve fare? Buonasera. Non faccia il piacione, tiri giù quella gamba. Buonasera. Sulla gambetta. Buonasera. Vabbè, visto che abbiamo... Scusi, ma saluta anche il divano. Ma ci vuole sedere. Beh, giusto. Ora abbiamo un collegamento, Sì, con chi? Scusi. Con un grande mago. Con un grande mago? Sì, per me è un grande mago. Ma chi? David Copperfield?
No, Vivendus. Ma non è un male. Non è un male. No, non è un male. Ma cosa vuole? Tra problemi con la lingua italiana? Sì, niente paura. Da oggi c'è il corso d'italiano dei fratelli Carcadè Zambofolini. Ma chi sono? Il primo anno non si impara un granché, ecco. Il secondo neanche, ma verso il decimo anno sì. Impari a dire mamma. Tutto per 990 milioni. Beh, è regalato direi. Ci possiamo collegare con Vivendus? Sì, si muova lei. Ho trovato una cosa che Alessia non sa fare. Ma non ci minacci però, Elena. Che cos'è che non sa fare Alessia? Oh, eccoci. Fischia un po'. Ma no, non si fa. Vabbè, ma gli è venuta una paresi. Cos'è quella? Ah, invece Elena è bravissima. Ah, sì. Come fischia lei, non fischia nessuno. Neanche oggi sono io. Avvocato. Cosa c'è, avvocato? Signorina Brandeleid, sì? Stia attenta, come? Perché io ho capito che lei... Sì? C'è? Che mani screpolate. No, non cominci, Ogni giorno le mie mani si screpolano. Ma perché? Per forza, sto tutto il giorno in tribunale, dove ci sono le intemperie. Ma che intemperie? Il vento, la neve, la pioggia, le reti da tirare su con i pesci. Ma le reti? Per fortuna io ho un amico, Frostensen. Ma che cos'è? La pomata norvegese allo stoccafisso, che ridona vigore ai miei tessuti. Tessuti importanti, tessuti epiteliari. Frostensen. Vabbè, arrivederci Trasco. Noi invece adesso abbiamo un avvenimento importante. Cosa sarebbe, scusi? La sfilata di Fabius, no, sarebbe un avvenimento accompagnata da due grandissime modelle. Ma Schiffer, ma molto di più, ma bellissime. Sì. Ecco la sfilata. Vediamo. Adesso siamo qui, eccoci. Chi saranno queste due grandi modelle? Vediamo. Ma scusate, queste ragazze le alleno io. Ma che le allena lei? Ma sono le stelle. Sì. Senta, cos'era un Zer? È un Fruas. E ora un Friskas. Ecco, Friskas. Un gel sì, per esatto. Per dare al pubblico delle emozioni. Ecco, sta regalando dell'odore. Sono finito, via le magliette. Via le magliette? Prima, ma cosa? Lolita piuttosto? No, che Lolita? No, le magliette! No.